Gratuitamente, ha detto Giorgia Meloni, non c'è niente, tanto pagano comunque i contribuenti e con le tasse. Prego. Allora, intanto la signora Margherita ha detto una cosa molto importante, ha detto probabilmente io avrei ristrutturato lo stesso, però me ne sarei, non mi sarei diciamo curata della classe energetica, no? Quindi avrebbe fatto una ristrutturazione normale, avrebbe ristrutturato il bagno, cosa che non avrebbe portato alcun beneficio né all'ambiente e né alle casse dello Stato. La verità sa qual è, dottoressa? La verità è che stanno facendo... Beh, le casse dello Stato forse un po' sì, però, perché un'impresa l'avrebbe chiamata comunque la signora Margherita, o no? La signora Margherita forse avrebbe chiamato un'impresa per ristrutturare, certo, le piastrelle del bagno. Certo, per la casa avrebbe fatto una cosa più piccolina. Ma non per fare questa mole di lavori, no, non che avrebbe fatto tantissime famiglie l'ammodernamento, no, green. E l'efficientamento energetico. Energetico. Allora, la verità è questa, che stanno facendo pagare a cittadine, imprese e lavoratori una battaglia politica contro il Movimento 5 Stelle. Vabbè. Perché questa è una misura che nell'ordine ha generato 1 milione di posti di lavoro, ha creato un impatto economico di 195 miliardi di euro, ha fatto risparmiare circa quasi 1.000 euro in media a famiglia che ha beneficiato di quel bonus. La signora Maria Margherita avesse ristrutturato solo le piastrelle del bagno, oggi mi dispiace per la signora Margherita che la signora Margherita non ha fatti tanti di lavori, perché la casa era praticamente tutta divelta, sì, quindi non era esatto. Nemmeno solo l'efficientamento energetico, però non avrebbero risparmiato le famiglie, il superbonus al 110 le ha dato alla testa quasi 1.000 euro, quasi 1.000 euro a bolletta all'anno, non avrebbe altri. Generato un impatto ambientale così forte facendo risparmiare 1 milione di tonnellate di CO2. Sa quante sono 1 milione di tonnellate di CO2? Allora io la domanda che faccio è: ma quale provvedimento di qualunque governo degli ultimi 30 anni ha generato questo impatto economico e di lavoro negli ultimi anni? Rizzetto, la faccio rispondere. Nessuno, voi capite, però vi voglio dare questa restituzione dall'esterno. Voi capite che il racconto che viene fatto dalle due versioni è talmente agli antipodi che uno a casa vi guarda e dice: però, scusi, ho ragione, voglio solo chiudere una cosa. Chiudiamo. Perché prima è stato citato il presidente Conte. Io, a parte che mi chiedo, ad esempio, questa è una misura che andava anche a vantaggio delle zone terremotate, io credo che sia abbastanza, come dire, normale e anche giusto che si faccia ristrutturare gratuitamente, ricostruire gratuitamente un immobile che è stato distrutto dal terremoto. E questo però quindi, abbiamo detto che resterà, no? Mi pare tra i punti. Quindi che... se parliamo di gratuitamente... Però loro il problema non l'hanno risolto della signora Margherita, Non hanno risolto ma infatti problema. Loro non hanno ancora quindi preso una decisione di distruggere una misura, avrebbero dovuto trovare una soluzione e poi distruggerla, trovare un'alternativa. Ecco, Rizzetto, perché questa è l'altra critica. Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri, al netto delle bandiere politiche, oggi e qualche giorno fa ci dice: avremmo rischiato addirittura di compromettere la prossima legge di stabilità. Sì, dice addirittura di non poter più pagare le altre misure sociali. Però questo capisce quanto non fosse vero. Però se questo fosse vero, però è importante dire questo, perché ho sentito parlare anche di un buco di bilancio. Allora noi abbiamo anche chiesto che Giorgetti venga a riferire in aula se esiste questo buco di bilancio. E Giorgetti sono 48 ore che non risponde alla nostra richiesta. E sa perché? Perché non può venire in aula, perché non può provarlo che esiste un buco di bilancio, perché buchi di bilancio non ce ne ecco, sono. Su questo voglio sentire l'unico buco di bilancio sa qual è, Rizzetto, quello del 1,5 miliardi di lavoratori che rimarranno a casa e saranno costretti a ricevere l'assegno di disoccupazione. Questo sarà il buco che questa decisione scenderà. Un miliardo e mezzo di lavoratori a rischio. Ma allora, a me sembra che non si abbia ben presente la reale portata del problema. Qui ci dice Confartigianato che mancano, che ci sono dei posti di lavoro scoperti, perché ci sono dei posti di lavoro che richiedono una qualificazione che in questo momento il mercato, chi sta cercando lavoro, non ha. E queste persone non le trovi né sui cantieri del superbonus né tantomeno tra i percettori di reddito di cittadinanza. Infatti il governo Rizzetto, voi ben presto scoprirete che il problema del mondo del lavoro, lo scoprirete proprio tra qualche mese, il problema del mondo del lavoro non era il reddito di cittadinanza, quindi avete colpito l'obiettivo sbagliato.
sbagliato, okay. Anzi ben presto scoprirete che a quei 600.000 famosi occupabili dovrete dare una risposta che avete promesso e ancora non avete neanche prospettato perché siamo quasi a marzo. Mi piace molto questo tema, posso solo dire una cosa? Però fermiamoci attorno perché siccome siamo tanti dobbiamo parlare tutti quindi, e dobbiamo essere molto bravi. Il problema non è proprio questo, quello che dice Rizzetto è bellissimo, c'è un abuso sul posto di lavoro o l'utilizzo distorto di un contratto oppure addirittura lavoro nero, lavoro da sfruttamento, c'è la caserma e si va a denunciare, però purtroppo non è sempre così facile perché ci sono delle persone che hanno bisogno di lavorare e che non se la sentono di denunciare il proprio datore di lavoro che in quel momento gli dà da vivere benché sottopagato e senza garanzie, quindi questa è un po' la condizione nella quale tante persone si trovano a lavorare. Prima cosa. Seconda cosa, il problema del mondo del lavoro non è così, cioè, non si affronta in maniera così semplicistica contrapponendo l'imprenditore cattivo e il lavoratore o l'occupabile che non ha voglia di lavorare, perché evidentemente c'è un problema nel nostro paese. Uno, se i salari sono più bassi di tutta Europa. Due, se la produttività è la più bassa di tutta Europa a fronte del numero maggiore di ore lavorate rispetto a paesi come la Germania e la Francia. Tre, c'è un sistema di formazione che non funziona. C'è un sistema di formazione che non funziona. Ma perché in 5 anni non avete fatto il reddito minimo, il salario minimo? Cioè in 5 anni perché non avete fatto il salario minimo? Ti rispondo subito. La domanda che dobbiamo farci è, si può dire che in tutti questi 30 anni le politiche pubbliche non hanno fatto abbastanza per il mondo del lavoro, posto peraltro che c'è stato un problema di precarietà dilagante e per questo siamo intervenuti con il decreto dignità. Io le do un dato, Rizzetto, se lei va a guardare l'ultimo rapporto INPS, ci dice che i contratti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi mesi, dal settembre ad oggi, sono aumentati. E sa perché sono aumentati? Perché è ritornato in vigore il decreto dignità. Allora, fermiamoci un attimo, non discuteremo del decreto dignità. Io vorrei rispondere al dottor Abbate e al signor Abbate e anche un po' a Rizzetto, col quale mi sono trovata stranamente d'accordo sulle politiche di una certa sinistra che hanno distrutto il mondo del lavoro, però voglio rispondere alla sua suggestione. Ma entrambi ce l'avete con la sinistra, su quello è massimo, facile. Io voglio dire al signor Abbate con massimo rispetto, lui ha detto che quella parte politica non ha una rappresentanza, io sono un pochino, con rispetto lo dico, stanca di questa narrazione, perché noi siamo anni che ci battiamo in Parlamento e fuori per i diritti dei lavoratori, per alzare i salari, per aiutare la povera gente e siamo lasciati sempre soli. Siamo noi che abbiamo posto il tema del salario minimo, siamo noi che abbiamo posto il tema della riduzione dell'orario di lavoro, siamo noi che abbiamo posto il tema dell'aiuto alla fascia martello. Dottor Abbate, quando io mi giro mi trovo sempre da sola, perché veniamo continuamente, le nostre misure vengono continuamente scimmiottate, sbeffeggiate, sminuite, derise, distrutte, senza nessuno che ci aiuti. Allora,